Siamo in collegamento telefonico con Pino Aprile, che sarà il primo premiato del premio che abbiamo dedicato quest'anno come memorial ad Oliviero Bea. Parliamo del premio Castro Libero. Intanto, ecco, Pino, ben trovato. Ecco, che valore ha per te un premio a te assegnato nel nome di Oliviero Bea? Beh, intanto è una bella gratificazione di cui mi sono riconoscente. Poi conoscevo Oliviero e ovviamente lo apprezzavo, lo ammiravo e insomma abbiamo avuto delle belle conversazioni, anche se limitate nel tempo, il che mi spiace, però mi pare una bella cosa che venga ricordato, e venga ricordato a questa maniera, cioè nel nome del giornalismo, della scrittura, dell'editoria, era la sua vita. Perché, Pino, è così difficile in questo paese, da giornalisti e qualche volta anche da scrittori, dire proprio tutto quello che si pensa, no? Come Oliviero amava fare, ne ha pagato anche un prezzo non indifferente, direi. È proprio per questo, perché ci sono dei prezzi da pagare, la libertà non è gratis. Bisogna avere la coscienza e la disponibilità a pagarne i prezzi necessari. Devo dire, a me personalmente nel giornalismo è andata bene, sono stato fortunato, ho avuto solo due momenti in cui per non perdere il rispetto di me stesso, una volta ho rischiato di perdere, un'altra volta ho perso il lavoro. La prima volta ero giovanissimo, avevo 23-24 anni, e la mia fortuna fu che per un confronto fra le persone che dovevano sbattermi fuori non vinse nessuno e mi ritrovai con mezzo licenziamento per prima di dovera. E la seconda volta fu quando, da direttore dirigente, mi venne chiesto di cambiare il giornale. Non lasciai ovviamente finire la frase, presi un foglio bianco davanti al mio direttore generale, amministratore delegato, e scrissi: mi dimetto fino aprile. E lui chiese perché, e gli dissi: come perché? Per non perdere la faccia. Fino aprile, giornalista e scrittore. Ma se il Sud deruba il Nord da un secolo e mezzo, come mai il ladro è sempre più povero e il derubato è sempre più ricco? Poi, Pino, c'è il tuo impegno per il Sud. Giù al Sud abbiamo visto anche il tuo passaggio straordinario, che è diventato un caso sui social, a Nemo, dove hai in pochissimi minuti, no, rivendicato questo sentimento e questa tua scrittura a favore, questa volta, di un pezzo del paese. E poi addirittura con Carnefici vai oltre e dici: so tutti i nomi, no? E sono qui in qualche modo per rendervi atto anche di questo. Ecco, ci spieghi questo tuo impegno per il Sud e anche quanto ancora questo Sud attenda un riscatto che poi, in qualche modo, mi pare sia la tua tesi, diventerebbe il riscatto dell'intero paese, no? Ma esatto, perché questo paese non è mai nato, è nato sulla carta, con un cumulo di menzogne che ancora vengono incredibilmente difese. Cioè, la verità è rivoluzionaria, la verità unisce. Stiamo raccontando di un paese che non aspettava altro che di unirsi, di far festa insieme, di essere uno, tutti uguali, tutto bello, tutto grandioso. Però non ci hanno voluto spiegare come mai ci sono stati 10 anni di guerra per far finire questa festa all'incontrario. Ci hanno taciuto delle deportazioni, finora almeno certificate 100.000 di povera gente, gente che magari non sapeva neppure che dove stesse il Piemonte, sì. Gente che si trovò da un momento all'altro colpevole di essere a casa sua,
Cioè è come se arrivasse qualcuno oggi in Italia e decidesse che dovessimo essere, che ne so, tedeschi, danesi, e essere italiano diventasse una colpa, e fu pagata questa colpa con centinaia di migliaia di vittime, di carcerati, di deportati, la chiusura delle fabbriche, la distruzione delle fabbriche come gli altoforni, le acciaierie di Mongiana, la strage di operai a Pietrazza per impedire che quella che era la più grande, efficiente officina meccanica ferroviaria del tempo continuasse a produrre. La cosa curiosa è che i piemontesi, quando si fecero la ferrovia dopo il Regno delle Sicilie, le locomotive le andavano a comprare a Napoli. Incredibile. Incredibile davvero, Pino, e per stare anche un po' sul pezzo, no? Noi abbiamo visto cosa è successo, questa cartina dell'Italia che a un certo punto in una certa parte di questa Italia, proprio il sud, il nostro sud, si è colorata, no? Di un colore di un partito in particolare. Ecco, cosa ci racconta questo voto? Perché qualcuno si è spinto a dire l'assistenzialismo, ancora una volta si vede sempre solo una faccia di questo sud, invece dal tuo punto di vista cosa ci racconta questo ultimo voto? Innanzitutto, diversamente da quello che si scrive, si dice con tanti e stupori, che non è affatto una novità, perché questa mappa è esattamente la stessa delle ultime elezioni regionali, quando tutto il sud ha votato per il centro-sinistra, sperando che questa uniformità di direzione politica desse una possibilità a coordinare le azioni per un minimo di equità, di giustizia per il Sud, e questo non è avvenuto. E un'altra votazione, cioè la mappa identica, si è avuta con il no, compatto corale, percentuali quasi bulgare, al sud, al referendum che doveva cambiare la Costituzione. E si badi che in questo no c'era sì una valutazione delle cosiddette riforme, ma c'era proprio un no corale proprio alla politica italiana per il sud ormai è consapevole di essere colonia, il sud sa di essere trattato proprio davvero forse persino meno di colonia, perché ex colonie africane hanno royalties sulle estrazioni petrolifere che arrivano al 75%. Sì. In Lucania c'è il 7% lordo da dividere con lo Stato, e la Lega fece passare una incredibile leggina infilata in una norma che non c'entrava niente con il petrolio, in base alla quale anche il Veneto dovesse avere diritto a prendere qualcosa di questi soldi, come se quel petrolio fosse estratto in Veneto. Quindi questa risposta corale del Sud, che sta gridando guardate che qui non va bene così, non va più bene, ora sappiamo, non è affatto nuova. Il rischio qual è? È che questa risposta corale non venga ascoltata anche dai 5 Stelle, perché non è detto, cioè il fatto che il primo pensiero sia vediamo cosa ne pensa la Lega, se si può fare un governo assieme, non lo hanno detto, forse lo hanno detto o lo hanno detto storto o lo hanno detto lì, non si capisce bene, è l'esatto contrario di quello che si aspetta il Sud. Venisse una cosa del genere, le prossime elezioni, in qualsiasi momento fossero, sarebbero devastanti per il Movimento 5 Stelle. Certo, siamo tutti lì ad attendere. Siamo tutti lì ad attendere che sia la volta buona. D'altra parte l'elettore ogni volta prova a dare fiducia, a cambiare le cose, di più non può fare, qualche volta magari cambiando anche rispetto al proprio percorso precedente pur di vedere qualcosa di nuovo, e ci auguriamo che il messaggio arrivi forte anche in chi fa politica e che ci possa finalmente essere una politica davvero nuova nei fatti oltre che nelle promesse. Siamo in collegamento diretto con Pino Aprile. Un'ultima domanda: Pino Aprile verrà premiato proprio il 13 di questo
questo mese nello splendido Teatro Rendano di Cosenza nell'ambito del premio Castrolibero. Castrolibero, nome omen, si dice, no? Nel senso che questo paese che si chiama appunto, che ha nel proprio nome il concetto di libertà, ha deciso nella persona dell'allora sindaco Orlandino Greco, oggi consigliere regionale, e oggi con Giovanni Greco di proseguire, di tirare fuori un premio nazionale sulla libertà di stampa e di farne una 3 giorni, un festival per l'editoria e la scrittura emergente. Ecco, quanto è importante che un evento del genere nasca in un paese piccolo del sud della piccola e periferica Calabria. Vanno bene i premi perché danno, come dire, sono un incoraggiamento, non ci piove, sono una gratificazione, quindi va bene. Però questo deve trasformarsi in azione. L'Italia è nell'Occidente il paese con la peggiore libertà, è quasi una contraddizione in termini, peggiore libertà di stampa, cioè la stampa in Italia non è libera. Sì, e sì. C'è pochissime tracce, sprazzi, angoli di libera stampa, e sono, guarda caso, quelle parti della stampa che soffrono di più per affermarsi, per cose, cioè non sono ricchi, non sono, però fanno un buon lavoro, soprattutto anche sul web. Per esempio i blog antimafia dei giovani calabresi sono uno splendido esempio in questo campo. Sì, tu sai che premieremo anche i ragazzi di Fanpage, ora il tempo che abbiamo è limitato, però li troverai sul palco a fianco a te, spero sì. Ti faccia piacere, perché mi pare questi ragazzi sin dall'inizio hanno mostrato anche un certo carattere, poi al di là delle specifiche indagini che hanno portato avanti. Esatto, la cosa incredibile è che alcuni giornali hanno rimproverato questi ragazzi di Fanpage per dire: ma cos'è questa roba? E loro gli hanno risposto semplicemente la verità, lo so che l'avete dimenticato, ma si chiama giornalismo. Sì, grazie Pino, allora ci ritroveremo sul palco, ma tu farai, ricordiamolo, anche una Lectio Magistralis con i ragazzi dell'Unical la mattina per spiegare anche di questa tua scrittura che ha raccontato, ecco, quella parte di Sud volutamente dimenticata, e tu ce lo ricorderai una volta di più, e poi ci troveremo la sera, per noi sarà un piacere, e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori. Sì, i premi, i festival, come dice bene Pino, sono occasioni anche per muovere il pensiero, per incontrarsi, per mettersi insieme e per far vedere che c'è una resistenza anche di comunicazione, anche di giornalismo in questo paese, che non ci sta a vedere il paese più bello del mondo trattato così, perché meritiamo davvero di più. Grazie Pino, un abbraccio e al 13. A voi, a presto. Grazie, grazie ancora.